Buonasera a tutti, bentornati a Open Data in Action. Oggi appunto il nuovo appuntamento è dedicato al contesto giuridico e alle licenze Open Data che sono fondamentali per capire come possiamo riutilizzarli. Siamo qui con Morena Aragone che ci illustrerà insomma tutta la normativa e le modalità di accesso ai dati. Grazie e buon ascolto. Benvenuti e bentrovati. Io ringrazio chiaramente l'organizzazione di Acubari che ha organizzato questo bellissimo corso, a mio avviso, e credo che siamo in tanti a seguirlo anche da casa, non soltanto qui in presenza. Allora, oggi affrontiamo un argomento che dal di fuori qualcuno definisce spesso noioso. Me lo dico da sola perché insomma è divertente anche poi cercare anche di confutare quelle che sono le teorie dominanti. Le norme sono sempre viste come uno spauracchio. In realtà io spero oggi di riuscire a farvi vedere come la conoscenza anche basilare della norma aiuta l'utilizzo poi dello strumento, perché in questo caso appunto i dati costituiscono per noi uno strumento. Pacificamente. Allora, brevissimamente, per chi non mi conosce, lo faccio sempre, chi sono tramite questi piccoli luoghi, questa è una slide che riassume un po' quello di cui mi occupo. Io sono una giurista, lavoro in Regione Puglia come responsabile d'azione sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da più di 10 anni seguo le tematiche connesse al diritto e alle nuove tecnologie. Mi sono occupata di vari fenomeni, dalla privacy alla pubblica amministrazione digitale, alla violazione del diritto d'autore online, e negli ultimi anni, esattamente dall'inizio del 2010, molto anche di dati aperti. Ho una serie di collaborazioni con riviste online sulle quali pubblico prevalentemente proprio in materia di dati aperti. Allora, questa slide l'avrete già vista, il contesto degli open data. L'ho riproposta e la ripropongo perché in realtà ci permette di capire come oggi ci occupiamo sicuramente di un macro settore. Il macro settore è quello degli OGD, quindi gli Open Government Data. Ed è importante capire che è soltanto una parte di quello che noi appunto definiamo l'ecosistema dei dati aperti. In realtà molte delle problematiche che affrontiamo oggi, se non tutte, sono chiaramente collegate ai dati in generale, quindi applicabili tranquillamente a quelli che sono i dati corporate, quindi i dati delle imprese e ai dati delle community. Io però faccio sempre un salto nel passato, parto da molto lontano, perché il contesto attuale chiaramente ha delle radici profonde. E per quanto riguarda i dati della pubblica amministrazione, come li intendiamo solitamente noi, i dati governativi, noi partiamo da molto lontano e partiamo dal CAD. Partiamo dal CAD perché il CAD è quello che poi oggi a livello italiano ci dà le basi proprio giuridiche per l'applicazione l'applicazione, la contestualizzazione dei dati aperti. Qui vedete, io ho scelto questa immagine che mi è sempre piaciuta molto, Yes We Scan, che poi in realtà è un paradosso se vogliamo, ma neanche tanto, è un invito alla pubblica amministrazione a liberarsi delle scansioni dei documenti e passare finalmente al digitale, perché poi è di quello che ci stiamo occupando. In realtà il CAD affonda le sue radici ancora più lontano, perché questa è una riflessione che faccio spesso quando mi capita di parlarne. La prima Bassanini, cito l'articolo 15,2 della prima legge Bassanini. Per quale motivo lo faccio? Perché in realtà il mio obiettivo in questo momento è dimostrare come già nel 97, quindi sono passati 16 anni, si erano poste le basi, si era scritto quello che poi oggi si cerca ancora di realizzare. Quindi che cosa? Che la validità di un documento formato dalla pubblica amministrazione, qui in realtà io ve l'ho sottolineato, parliamo di atti, dati e documenti, e non è un caso che la forma in cui questa norma è stata scritta richiama molto direttamente la riforma dell'articolo 52 del CAD che vedremo dopo e che fa da base normativa all'open data by default, però non voglio fare troppi salti in avanti, ne parleremo. Vi dicevo quindi, l'articolo 15 della Bassanini in realtà evidenziava già come atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati anche, con gli strumenti informatici e telematici, nonché i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Quello che è stato fatto poi negli anni successivi è stato un continuo tentativo di applicazione di questa normativa che ha sofferto di una serie di lacune che è inutile in questo momento evidenziare. Quello che ci interessa è più che altro fare proprio il collegamento tra quelle che sono le basi poste dalla Bassanini e poi l'evoluzione normativa che c'è stata successivamente. Per arrivare al CAD solitamente passo, e passo veramente per salti, attraverso il decreto presidenziale 445 del 2000. Perché faccio questo? Perché in realtà il DPR 445 contiene al suo interno una serie di norme, praticamente tutte vigenti, che sono fondamentali anche per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. E una riflessione su questo va fatta, perché se il CAD è stato adottato nel 2005 col decreto legislativo 82 e il DPR è del 2000, probabilmente nell'applicazione pratica, che è quello che molte volte si riscontra proprio anche in ambito pubblica amministrazione, si vengono a creare alcuni conflitti tra le norme, perché alcune sul CAD vengono modificate, vengono aggiornate, vengono integrate, e purtroppo non sempre succede la stessa cosa sul DPR 445 del 2000. Il CAD, come vi dicevo prima, pone sì le basi della normativa di cui oggi ci vogliamo occupare, però va assolutamente evidenziato che ci sono anche due riforme. Non possiamo parlare soltanto di CAD in generale, perché se parliamo di CAD il riferimento è al codice dell'82, al decreto legislativo dell'82. La prima riforma è quella operata col decreto legislativo 235 del 2010, che in questo momento non ci interessa. Quello che ci interessa invece, e molto, è la riforma operata dal decreto legge 179 del 2012. Ora, io mi permetto di chiamarla riforma del CAD, che se in realtà non è tale. È volutamente un'enfatizzazione della parola riforma. Perché? Perché per il contesto di riferimento, il nostro contesto di oggi, quindi i dati aperti, in realtà non possiamo neanche parlare di una riforma, ma di una vera e propria rivoluzione. Perché il decreto legge 179 del 2012 ha introdotto l'agenda digitale. Introducendo l'agenda digitale italiana ha completamente riscritto l'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale e ha integrato l'articolo 68, sempre del CAD. E ora li vedremo. Voglio saltare velocemente, eccola qui, l'agenda digitale italiana, 39 articoli, da 1 a 39, inserita chiaramente in un contesto molto più ampio. Questo contesto più ampio, che è il contesto con cui noi dobbiamo fare i conti, utilizzato anche questo in forma quasi di spauracchio, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, l'agenda digitale è una delle cose che ci chiede l'Europa. Allora, oggi ho scritto a qualcuno, non ricordo, penso che fosse, se non ricordo male, una risposta ad un tweet. E noi facciamo anche parte di quell'Europa che ci chiede, cioè nei processi decisionali a livello europeo l'Italia è comunque coinvolta, quindi non le dobbiamo mai considerare come delle procedure che ci vedono distanti, quindi delle procedure avulse da quella che è la nostra anche capacità ricognitiva e decisionale in questo caso. Che cosa succede, anzi che cosa è successo a livello europeo? Nel primo decennio del nuovo millennio è stata introdotta la strategia di Lisbona, la strategia di Lisbona che chiaramente ha posto degli obiettivi e delle azioni a livello comunitario dei Paesi membri. Questa strategia è stata poi trasfusa in un programma nel decennio successivo, quindi nel periodo che va fino al 2020. Questa strategia a livello europeo si chiama appunto Europa 2020. Che cosa prevede Europa 2020? Prevede una serie di azioni, vengono definite iniziative faro, perché sono azioni strategiche a livello proprio di impianto, a livello di sottomisure comprese al suo interno. Una di queste è appunto l'agenda digitale, che quindi è un'agenda digitale di tipo europeo. L'agenda digitale europea è stata poi, diciamo, si è tradotta in agende digitali nazionali. L'Italia l'ha adottata, come spesso succede, con un qualche ritardo. Considerate che la comunicazione che fa capo all'agenda digitale europea, che è la comunicazione 245, è stata adottata a metà del 2010,
lì c'è la data 19 maggio 2010, mentre l'agenda digitale italiana è stata approvata, il decreto legge, se non ricordo male, è dell'ottobre del 2012, quindi stiamo parlando di più di 2 anni di distanza. Questo rende anche l'idea delle difficoltà applicative, perché le difficoltà della realizzazione dell'agenda digitale italiana risiedono in una serie di fenomeni, non ultimo quello di un ritardo temporale, non ultimo ma non solo, non è una giustificazione, ce ne sono tanti. E io non so se questa slide l'avete vista, qualcuno ve l'ha presentata, allora no, e vediamo se riusciamo anche magari a zoomarla nel dettaglio. È tratta da un articolo pubblicato su Pionero, che è una testata telematica, qualche settimana fa se non ricordo male, e illustra quelli che sono i principali ritardi dell'Italia. Ora, il primo e il più importante, forse il più clamoroso, ve lo faccio vedere tramite quest'altra slide, questa è fonte Eurostat, ma è significativo della situazione e dell'utilizzo soprattutto di quelli che sono i servizi infotelematici. L'interazione digitale, cittadini, pubblica amministrazione. L'Italia è la barretta rossa. E a colori la slide, sì. Ogni tanto viene qualche dubbio, però sì. Quindi, nella media dell'applicazione dell'agenda digitale noi siamo penultimi. In questa specifica situazione, quindi i cittadini che utilizzano internet, il canale online, per interagire con la pubblica amministrazione, in Italia sono gli ultimi, gli italiani sono gli ultimi rispetto ai cittadini europei, con anche un certo margine di distacco. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo indica una serie di fenomeni che negli ultimi anni sono stati, si sono radicati, abbiamo detto ritardi a livello cronologico, ma possiamo parlare anche di difficoltà di interazione tra i soggetti preposti ad assumere le decisioni, senza entrare nei dettagli. Possiamo parlare di un gap infrastrutturale che esiste in alcuni contesti in particolare. Possiamo parlare anche, mi diverte citarla perché poi diventa certe volte un paradosso, però lo è, la clausola di invarianza finanziaria, le famose riforme a costo zero. Molte volte si prevedono delle norme anche di complessa applicazione e si conclude un provvedimento stabilendo che in realtà non ci devono essere ulteriori oneri per la finanza pubblica, e questo vuol dire sia a livello di finanze, quindi di soldi, sia a livello di personale. Ed è complesso perché stiamo parlando comunque di un organico, quello della pubblica amministrazione, che spesso ha delle carenze in determinati contesti veri e propri, quindi con difficoltà poi oltretutto a livello di formazione, a livello applicativo, eccetera. Ma perché parliamo dell'agenda digitale? Voi me lo chiedereste, me la faccio io da sola la domanda e come sempre mi rispondo. Parliamo dell'agenda digitale perché in realtà nell'agenda digitale italiana, e questa è la struttura dell'agenda digitale italiana come prevista dal decreto legge 179, alla sezione seconda abbiamo la voce amministrazione digitale e dati di tipo aperto. Quindi, cosa molto importante, sappiamo che l'agenda digitale italiana si è occupata e si occupa dei dati di tipo aperto. Quindi il contesto di riferimento è agenda digitale europea, comunicazione, invito dell'Europa ad adozione delle agende digitali nazionali, agenda digitale italiana adottata il 18 ottobre, perdonatemi, col decreto legge 179 del 2012, sezione seconda sui dati di tipo aperto, e all'interno troviamo questi due articoli che ho menzionato prima. Il primo è l'articolo 52. Allora, nel codice dell'amministrazione digitale c'era già un articolo 52 scritto in una maniera completamente diversa. L'agenda digitale lo ha completamente riformato. Lo vediamo insieme perché è molto importante, ci sono alcune cose che vanno evidenziate. Allora, la prima parte, va bene, il primo comma riconosce l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati e documenti secondo quanto previsto e quindi riconosciuto per i soggetti previsti dal comma 2 articolo 2, in questo caso sono è il contesto applicativo, cioè individua quali sono le amministrazioni a cui si applica questo articolo 52. Il comma 2 è quello fondamentale perché poi è il comma che ha introdotto il principio che abbiamo definito open data by default. In che senso? I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano
con qualsiasi modalità, senza espressa adozione di una licenza, di cui all'articolo 2,1 del decreto legislativo 36 del 2006, e ora ci torniamo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68,3 del presente codice. Che cosa dice questo comma? Allora, vi devo fare una premessa, anche se poi parlando di licenze ci torniamo. Voi sapete che nel momento in cui un soggetto titolare di un determinato contenuto pubblica anche il contenuto, anche online o lo pubblica offline, tanto il concetto non cambia, il soggetto resta titolare dei diritti relativi al contenuto. Questo è il principio generale del diritto d'autore. Questo principio veniva normalmente applicato anche nei confronti di dati e documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. Cioè le amministrazioni sono titolari di dati e documenti, possiamo definirli anche contenuti, per me non cambia, il concetto resta lo stesso. Se sono titolari di questi dati e documenti, fino alla riforma dell'articolo 52, i dati e documenti si consideravano nella totale disponibilità del soggetto, che chiaramente li ha pubblicati in questo caso, e quindi nella indisponibilità dei terzi. Questo che cosa comportava? Comportava la riserva di ogni diritto a favore della pubblica amministrazione concernente questi dati e questi documenti. L'articolo 52, scritto in questa forma, ribalta il paradigma, cioè dice: tutti i dati e i documenti che sono nella titolarità della pubblica amministrazione e che vengono pubblicati con qualsiasi modalità, inciso senza l'espressa adozione di una licenza, e lo vediamo dopo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, cioè non sono più riservati secondo quello che era il vecchio paradigma, per cui quello che ho pubblicato io resta comunque mio, ma si intendono pubblicati come, io la definisco una fictio iuris, fossero dati di tipo aperto, come se l'amministrazione avesse espresso, nella mancata adozione di una licenza di tipo differente, lo vedremo, avesse espresso la volontà di pubblicarli in formato di dati di tipo aperto, quindi secondo quello che è previsto dalla definizione dell'articolo 68,3 che vedremo. Quindi che cosa cambia? Cambia la possibilità di utilizzo e riutilizzo dei terzi, e per terzi potremmo anche modificare la parola terzi e sostituirla con chiunque, che io preferisco solitamente, la possibilità di questi soggetti di utilizzare il patrimonio informativo pubblico. In questo caso l'amministrazione, che non ha espresso una volontà diversa tramite la pubblicazione, tramite l'espressa adozione di una licenza, eccetera, eccetera, pubblica i propri dati in una qualsiasi forma senza l'indicazione di una licenza e vengono considerati dati di tipo aperto secondo la definizione che è inserita nello stesso codice dell'amministrazione digitale. Questo è molto importante perché serve da un primo punto di vista a salvaguardare tutto quello che è stato fatto in passato, cioè tutto quello che è stato pubblicato in passato. Tutto quello che è stato pubblicato in passato e che si trova pubblicato sui siti delle pubbliche amministrazioni e che è costituito da dati o documenti senza l'espressa adozione di una licenza, eccetera, eccetera, e chiaramente fatti salvi eventuali diritti di terzi che non andremo comunque a ledere, si intendono pubblicati in questa forma. Quando abbiamo fatto con Spaghetti Open Data, ne stavamo parlando prima con Chiara, il raduno di Bologna all'inizio di quest'anno, una delle domande che circolavano più frequentemente riguardavano la legittimità dell'attività di scraping, cioè andare sui siti istituzionali e andare a succhiare i dati. Perfetto. Allora, con questa norma il problema è risolto da quel punto di vista, perché quello che impedisce in questo momento, se non c'è l'applicazione della licenza di cui stiamo parlando, non è la possibilità di utilizzare il dato, eventualmente l'impedimento deriva dal formato, cioè rende difficoltosa l'estrazione del dato, ma è possibile dal punto di vista giuridico perché è soggetto all'applicazione del secondo comma dell'articolo 52. E questo è anche molto importante perché probabilmente, l'ho detto in più occasioni, però credo che sia importante sottolinearlo ancora, le amministrazioni non si sono rese pienamente conto della portata applicativa di questa norma. Forse anche perché non siamo stati noi tanto bravi da insistere e da rilevare quelli che sono gli elementi fondamentali, quindi qual è il campo applicativo, perché è molto vasto. Sono pochi i dati e i documenti per cui sia stata prevista espressamente l'adozione di una licenza di tipo differente. E questo rende poi l'idea
di tutto quello di quello che è lo scenario che si apre dietro. Se io non ho previsto l'applicazione di una licenza di tipo differente, allora in realtà ricade tutto sotto la previsione del formato di dati di tipo aperto. Allora legittimamente l'amministrazione ha un patrimonio informativo che resta pubblico, di cui resta titolare, però noi ne abbiamo una cotitolarità, mi permetto, chiaramente non in senso giuridico cotitolarità, ma nella possibilità di riutilizzo completo di quel patrimonio informativo, ed è una cosa di cui dobbiamo essere sempre coscienti e soprattutto che dovremmo anche avere la capacità di cominciare a utilizzare. Allora, perché voglio saltare, perché mi interessa un attimo, tanto qui ci ritorno. Voglio farvi vedere, visto che l'abbiamo menzionata, l'articolo 52,2 fa riferimento alla definizione dell'articolo 68 del CAD, 68,3, qual è la definizione di dati di tipo aperto che è stata inserita, è stata normata a livello italiano, quindi a livello di codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 68,3 prevede che, secondo quanto disposto da questo decreto legislativo, ci sono tre elementi che sono necessari, che sono fondamentali, perché si possa parlare di un dato di tipo aperto. E i tre elementi sono un elemento giuridico, un elemento tecnico informatico, un elemento economico. Allora, l'elemento giuridico prevede che il dato è un dato di tipo aperto se è disponibile secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in realtà che ne permetta qualsiasi utilizzo da parte di chiunque. Questo è un elemento giuridico, cioè la licenza consente, che è quello che stavamo dicendo prima. Poi è chiaro anche che questa liceità di utilizzo può essere variamente strutturata a seconda del tipo di licenza che possiamo utilizzare, anche questa chiaramente lo vedremo. Poi abbiamo un secondo elemento, che è un elemento di natura tecnica e informatica, che è l'accessibilità. Che cosa viene garantito tramite l'utilizzo di un dato di tipo aperto? Cioè, un dato è di tipo aperto se ho la possibilità di accedere a questo dato. E quello nel concetto di accessibilità, che cosa intendiamo? Intendiamo non soltanto il formato di tipo aperto, ma intendiamo soprattutto la possibilità che questo formato sia machine readable, cioè sia leggibile dalle macchine, che ci siano quindi altri strumenti software in grado di leggere questo dato senza alcun tipo di limitazione. Nella formula che solitamente più genericamente si utilizza, e che poi vedremo perché è anche ripresa da Wikipedia, si parla di open data, quindi di dati aperti, si utilizza l'espressione senza diritti di privativa. Il diritto di privativa rende l'idea, cioè il dato è in formato aperto ed è esente da diritti di terzi, chiaramente, che ne possano limitare l'utilizzo. E poi abbiamo il terzo elemento, che è un elemento, come dicevamo prima, di natura economica, e che riguarda in questo caso la tendenziale, mi permetto di usare questa parola, gratuità del dato. Cioè si parla di dato aperto quando il dato normalmente è accessibile gratuitamente, quindi io posso utilizzarlo senza che qualcuno mi debba chiedere un corrispettivo per il suo utilizzo. Chiaramente in questo caso c'è la possibilità che l'amministrazione, che sopporta un costo per la produzione del dato, possa applicare la cosiddetta teoria del costo marginale, quindi possa richiedere il costo marginale, che poi è il costo aggiuntivo per la produzione dell'unità aggiuntiva del dato. E quindi in questo caso chiaramente l'amministrazione dovrà esplicitare qual è il percorso di produzione del dato e i costi inerenti alla produzione. Solo in quel caso, chiaramente motivandoli, potrà richiedere un determinato costo e quindi rivalersi del costo nei confronti del soggetto utilizzatore. Chiara, in qualsiasi momento chiaramente puoi interrompermi senza nessun problema. Faccio un passo indietro perché ho saltato un po' di slide, proprio per tornare, per andare alla definizione dell'articolo 68. Chiaramente queste definizioni a livello giuridico, che hanno il valore che ha una norma giuridica, quindi per noi adesso la definizione di open data by default e soprattutto di formato di dati di tipo aperto è una definizione normata, quindi inserita all'interno del codice dell'amministrazione digitale, il nostro punto di riferimento a livello normativo. Chiaramente ci sono delle altre definizioni che posso dire in questo modo, fanno un po' da terreno
anche da terreno a livello di dialogo, a livello di interazione tra le persone, quindi hanno permesso poi la creazione di una definizione strutturata come quella che abbiamo visto all'interno del codice dell'amministrazione digitale. La prima, e questa è una di quelle che diciamo più generali, come vi dicevo prima, è la definizione generica che ne dà Wikipedia, prevede praticamente l'assenza di copyright, brevetti o altre tipologie, altre forme di restrizioni sui dati aperti. Quindi secondo Wikipedia tutti i dati che sono liberamente accessibili senza alcuna forma di privativa, come li abbiamo definiti prima, possono essere considerati dati aperti. Chiaramente poi all'interno di questa generale categoria di dati aperti abbiamo i dati aperti governativi, che sono quelli della pubblica amministrazione generalmente intesi, che riguardano normalmente l'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e anche questi chiaramente liberamente accessibili da chiunque. No, prego. Sì, certo. Sì, certo. Mi chiedevo, cioè, nel normale esercizio. Proviamo, spiegami qual è il concetto, vediamo. Le persone hanno tutti i sistemi sì. Per cui tutto quello che viene fatto comunque viene in qualche modo trasformato in digitale. Certo, certo. Per cui mi chiedevo quale potesse essere il costo aggiuntivo rispetto a questo, cioè fare i formati, cioè diciamo trasformare questi dati che comunque ci sono in formati. Anche questo sicuramente, ma potrebbero essere tante ipotesi. Per esempio io immagino anche il costo di produzione di un dato. Per esempio parlavamo qualche tempo fa delle ortofoto, e credo che lì il costo sostenuto dall'amministrazione per la produzione sia considerevole, e quindi quello che l'amministrazione poi è autorizzata, diciamo così, a trasferire sull'utilizzatore è soltanto il costo marginale. Quindi l'amministrazione sostiene il costo, però una piccolissima percentuale di questo costo può essere trasferita sul soggetto che decide di utilizzare quel determinato dato, quel determinato documento. E questo, diciamo, penso che possa essere un'ipotesi generale, anche se in realtà poi le modalità di produzione del dato sono anche molto diverse penso da paese a paese, perché e poi ci si rifà anche lì, se vogliamo, a scelte politiche alla base di tutto, perché in alcuni paesi alcuni dati che per noi hanno oggi un costo per l'accesso a questi dati sono dati assolutamente liberi. Facevamo l'esempio l'altra volta del catasto in Spagna. I dati catastali in Spagna sono completamente accessibili, mentre in Italia se vai a fare una visura all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, la visura catastale o la visura ipotecaria hanno determinati costi. E quindi lì probabilmente quello che si perde liberando determinati dati viene recuperato in altra forma, con altre modalità, perché è chiaro poi che lo Stato in tutto questo trova la sua modalità anche di sostentamento, cioè tutto un apparato chiaramente che deve produrre, deve lavorare, deve sopravvivere, e questo apparato fa riferimento a dei costi che devono essere sostenuti. Quindi il principio della liberazione dei dati è fondamentale, perché chiaramente stiamo parlando in questo caso di patrimonio che deve essere messo a valore, e l'unico modo per metterlo a valore realmente è liberarlo e consentirne chiaramente il riutilizzo da parte dei terzi che abbiano idee su come poterlo utilizzare, perché poi dalla circolazione anche dei dati, dal mashup dei dati, vengono fuori delle idee interessanti e pian piano cominciano a circolare anche da noi. Ci vorrà tempo, anche perché dicevamo prima scontiamo comunque un ritardo anche a livello cronologico, che a livello di dati aperti però abbiamo, almeno dal punto di vista normativo, in parte colmato. Questa è una cosa che mi piace sottolineare. Quando a giugno di quest'anno i paesi membri del G8 si sono riuniti e hanno adottato la famosa Open Data Charter, nei 5 principi che sono stati indicati, il primo di questi riguarda la realizzazione, era il primo se non ricordo male, dell'Open Data by Default. L'open data by default noi l'avevamo già quando siamo andati al G8, quindi il punto 1 della carta per l'Italia è realizzato. Poi arriva tutto il difficile, perché in questo caso noi siamo partiti in maniera molto diretta
molto d'impatto a livello normativo, cioè abbiamo scritto delle norme molto forti e molto pesanti. Però adesso saranno le norme, spesso in questo caso a contrario, a dover trainare tutto un percorso che porterà all'evoluzione, all'applicazione, alla trasformazione di questi dati o la trasformazione di questi dati anche in idee. Perché molte volte si parte dall'idea e si cerca il dato, molte volte c'è il dato a disposizione, quindi ci si può ragionare e capire quale idea può essere sviluppata sul dato. Ci sono tante forme, tanti processi. Noi giuristi diciamo spesso che colpo di tosse. Noi giuristi diciamo spesso che le norme arrivano dopo, ed è vero, perché c'è prima un mutamento sociale in atto che la norma registra. In questo caso la norma in Italia ha colto un'esigenza che probabilmente era, non vorrei usare una parola sbagliata, però mi viene in mente embrionale, cioè un'esigenza molto diffusa a livello di community. Abbiamo visto che in Italia alcune associazioni hanno cominciato a parlare di dati aperti 2006-2007, eccetera, però il grosso del movimento si è avuto a partire dal 2009-2010. E quindi arrivare con delle norme così impattanti su quello che è tutto il contesto di riferimento già nel 2012 dà l'idea proprio di una scelta, quindi dell'intenzione di procedere in una determinata direzione. E io spero, perché chiaramente da giurista non posso che essere contenta di questa scelta, che poi possano essere fatti altri passi, perché quello chiaramente di avere le norme di riferimento è il primo, dopodiché bisognerà vedere cosa si deciderà a livello di future linee guida, cosa si deciderà per esempio a livello anche di open data plan, quindi quella che è programmazione sui dati da aprire. E ci torneremo perché anche lì abbiamo delle altre slide. Vi ho portato, siccome stavamo parlando di quelle che sono le definizioni più conosciute a livello internazionale sui dati aperti, vi ho portato, non so se li avete già visti, però sono i 10 principi sui dati aperti governativi. Perché ve li ho portati? Ve li ho portati per, è quasi una nota di costume, diciamo così, al di là dell'importanza di questi principi. Dati aperti devono essere completi, primari, tempestivi, accessibili, leggibili, non proprietari, liberi da licenze, riutilizzabili, ricercabili e permanenti. Ma al di là di questo, io vi faccio vedere la lista dei partecipanti. Questa si chiamava, allora ve lo faccio, lo prendo da giù, era allora un incontro organizzato a Sebastopol, California, tra il 7 e l'8 dicembre del 2007. Giusto per citare un nome, l'ultimo, il trentesimo della lista è Aaron Schwartz. Credo che non ho bisogno di presentarvelo, ma se scorrete l'elenco dei 30 partecipanti che hanno adottato questi 10 principi su dati aperti governativi, potete vedere effettivamente di chi stiamo parlando. Allora, per arrivare al punto fondamentale della questione che abbiamo detto a livello giuridico riguarda quale licenza adottiamo quando dobbiamo utilizzare un dato, quando dobbiamo pubblicare un dato, dobbiamo riassumere velocemente quello che chiamiamo il ciclo del dato. Di cosa si compone questo ciclo del dato? Il ciclo del dato è il percorso, detto in maniera molto semplice, che va dal dato grezzo alla produzione di un servizio, o comunque dal dato grezzo alla pubblicazione, io mi permetto sempre di aggiungere l'aggiornamento del dato, perché una volta pubblicato il dataset non è finita lì, come il decreto trasparenza ci ha illustrato anche più volte negli ultimi tempi, il dato va curato e aggiornato periodicamente, altrimenti nella maggior parte dei casi perde la sua utilità fondamentale, che è quella di dare un'informazione utile al soggetto che la deve riutilizzare. E allora se il secondo passaggio, il primo passaggio vero e proprio, è la pulizia del dato, il passaggio fondamentale per noi a livello giuridico è quello della scelta della licenza. Allora, noi siamo partiti da qui, siamo partiti molto molto schematicamente dallo scegliere una categoria di licenze. Nel momento in cui l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il 1 agosto di quest'anno la prima versione, la 1.0 delle linee guida, all'interno
io vi devo fare sempre, ci ritorno Chiara, voglio farti vedere, voglio farvi vedere, sì, perché ho diverse, allora, assolutamente sì, eccolo qui, perfetto. Allora, nel momento in cui l'Agenzia per l'Italia Digitale, 1 agosto di quest'anno, dicevo, ha pubblicato la prima versione delle linee guida sui dati aperti, che cosa ha fatto? Ha pubblicato per prima cosa questo schema è uno schema comparativo tra le licenze, evidenziando quelli che a parere della commissione che si è occupata di studiare le licenze, chiaramente come applicate ai dati aperti, ha ritenuto elementi fondamentali delle licenze stesse e quindi le ha comparate, quindi a seconda del numero di crocette che vedete, le licenze sono segnate in alto sulla barra in orizzontale, qui abbiamo tutte le licenze della famiglia Creative Commons che ora vedremo, poi abbiamo le due IODL, la 1.0 e la 2.0, poi abbiamo la ODBL e poi abbiamo, questa non la vedo, la ISA Open, questa qua è per i metadati. Che cosa ha sottolineato? Non so se riuscite a leggere quello che c'è scritto a fianco, perché altrimenti ve lo leggo io, e dice: in tale contesto, il principio generale che anche questo gruppo di lavoro ritiene di sostenere è quello di associare ai dati pubblici una licenza aperta, e credo che su questo punto siamo d'accordo, secondo quanto indicato, eccetera, che consenta di rispettare i requisiti di interoperabilità anche transfrontaliera. Mi fermo qui e vado e torno allo schema a fianco. Perché AGID ha evidenziato la necessità che le licenze siano interoperabili anche dal punto di vista transfrontaliero? Perché nella indicazione di quale licenza privilegiare, AGID ha fatto una constatazione che può risultare ovvia da alcuni punti di vista, ma che forse in alcuni casi va sottolineata. L'applicazione, le licenze, anche quando sono tra loro interoperabili, quindi applicabili a dataset differenti, ma in realtà aventi le stesse caratteristiche di base, possono avere dei punti di conflitto. In questo caso il punto di conflitto si verrebbe a creare tra la Creative Commons attribuzione, che ora andiamo a vedere, e la Italian Open Data License, la IODL 2.0. Qual è il punto di conflitto? La forma in cui la licenza è scritta. Detto in maniera molto semplice, la licenza italiana scritta in italiano crea problemi appena varcata la frontiera. Ve l'ho proprio tradotto. Allora, AGID in queste due righe ha voluto semplicemente dire: fate soltanto attenzione, perché se la licenza è italiana, per un soggetto che la vede da fuori e non soltanto non conosce la lingua, non conosce la licenza, perché una cosa è parlare di Creative Commons, parli di Creative Commons allo stesso modo negli Stati Uniti, in Australia, in Italia, la licenza è quella, si conoscono più o meno, stiamo parlando di soggetti che sanno utilizzare una licenza. Applicare una licenza italiana può creare alcuni problemi da questo punto di vista, quindi c'è una, posso dire, una scelta tendenziale, non è detto espressamente, ma è una scelta tendenziale nei confronti di una licenza Creative Commons attribuzione. Torno indietro, vi faccio rivedere velocemente le slide perché tanto ci dobbiamo tornare. E allora, partiamo da qui. Perché serve una licenza? Perché, posso ringraziare per questa definizione, in realtà è un po' rielaborata, però è ripresa volutamente dall'ultima edizione del libro di Simone Aliprandi sulle licenze Creative Commons. E mi è piaciuto molto l'indicazione del termine latino, perché giustamente licere vuol dire consentire. Allora, la licenza è uno strumento giuridico che identifica quali sono i diritti che vengono trasferiti ad un altro soggetto, cioè cosa l'altro soggetto può fare. Non si parla chiaramente di una licenza esclusiva, stiamo parlando sempre di licenze non esclusive che possono essere date a chiunque, però permette di identificare immediatamente quali attività o quali diritti, meglio, è la forma più corretta per esprimerlo, il soggetto che è titolare di questi diritti può concedere ai terzi. Quindi è la modalità più semplice. Le licenze Creative Commons di cui parliamo fanno parte di una grande famiglia, che è la famiglia del copyleft. E il copyleft, come abbiamo detto, è una filosofia
non vi arrabbiate se la definisco così, è anche una filosofia, perché sono quelle classiche cose che si abbracciano perché si crede nell'idea di openness in senso generale. Allora, se io credo che la modalità di gestione dei diritti come collegata al concetto di copyright, quindi tutti i diritti riservati, non funzioni, probabilmente perché la mia idea di circolazione del sapere è collegata ad un concetto di concessione di diritti a terzi. Ed è quello che si fa solitamente sotto, appunto, dicevamo prima, il copyleft e quindi le licenze Creative Commons. Qui c'è sempre la C che gira e che mi piace molto perché permette di vedere proprio l'opposizione tra copyright e copyleft. E allora, io su queste però voglio passare velocemente perché voglio arrivare qui. Quindi che cosa fanno le licenze Creative Commons? Consentono di identificare con chiarezza e immediatezza, anche a livello grafico, a livello visuale, perché secondo me la grande innovazione delle Creative Commons a suo tempo, nel 2002, quando uscirono, fu proprio questa, cioè i loghi, avere l'immediatezza a livello visivo dei diritti collegati alla licenza. La licenza Creative Commons in realtà poi si compone di tre parti, perché noi abbiamo sì quello che si chiama il Common Deed, che è il riassunto, che ti dice, insieme all'utilizzo dei loghetti, ti spiega sinteticamente quali sono i diritti che concedi ai terzi. Però abbiamo anche poi la licenza per esteso, che non so se avete mai letto, però si può fare perché è scritta comunque in linguaggio giuridico, però è accessibile e ogni tanto, magari anche per prendere confidenza con una certa terminologia, non fa male, che poi è quello, detto per inciso, che dovremmo fare nel momento in cui facciamo qualsiasi attività sul web che comporti per esempio l'attivazione di un servizio. Io mi permetto, anche perché ho una citazione poi su quelli che sono i termini di servizio, e anche lì è molto importante, perché alcune limitazioni non ci vengono dall'utilizzo dei dati ma dall'utilizzo dei servizi collegati ai dati, che è anche una cosa da tenere presente. E vi dicevo, questi sono i quattro simboli di riferimento delle licenze. Io solitamente le chiamo, mi piace questo termine, licenze modulari, perché in realtà noi partiamo, è come se avessimo dei mattoncini, abbiamo dei mattoncini base che poi sostengono tutto l'impianto e degli altri mattoncini che, collegati tra di loro, consentono di strutturare la licenza in una determinata forma piuttosto che in un'altra. Allora, questi sono i quattro simboli di riferimento. Il primo, l'omino, è l'attribution, l'attribuzione, quindi il riconoscimento della paternità dell'opera. Poi abbiamo la condivisione, che è la freccia che gira in senso antiorario, condivisione allo stesso modo. Poi abbiamo il simbolo del dollaro sbarrato, licenza non commerciale, per uso non commerciale. E poi abbiamo il simbolo dell'uguale, non opere derivate, ND. Queste sono le sei licenze che ne vengono fuori. Chiaramente consideratele, partendo dalla prima, dalla licenza attribuzione, all'ultima, che è una licenza attribuzione non commerciale, non opere derivate. Stiamo parlando di licenze aperte, ma stiamo parlando di un'apertura che via via si restringe, cioè più moduli utilizziamo e più stiamo restringendo l'ambito di operatività dei diritti dei terzi. Diciamo, è una questione anche abbastanza ovvia, perché quando vogliamo concedere dei diritti usiamo meno parole possibili, anche in forma scritta, anche in una norma. Tu hai la facoltà di fare questo, chiaro, pulito. Quando cominciamo a specificare, a precisare, ad inserire aggettivi, definizioni o qualificazioni, solitamente è perché è necessario restringere l'ambito di operatività della norma. La modularità delle licenze funziona, passatemi chiaramente il paragone, più o meno allo stesso modo, cioè se io utilizzo soltanto il simbolo attribuzione, quello che chiedo a una licenza Creative Commons attribuzione è semplicemente il riconoscimento della mia paternità, di quello che chiamiamo il diritto morale. L'opera, il dato, il documento, l'ho fatto io, l'ho scritto io, l'ho prodotto io, finito lì. Però posso arrivare addirittura a licenze che non sono aperte, pur nell'ambito, e sembra quasi un controsenso, pur nell'ambito delle licenze aperte, non sono licenze per esempio utilizzabili nel concetto di open data, quindi di dato aperto in generale, per esempio. Le ultime due, allora, non commerciale. Ve la faccio io la domanda o facciamo come al solito? Mi faccio la domanda e mi rispondo. Per quale motivo non commerciale? Perché chiunque, per qualsiasi uso. Tra i principi del dato aperto abbiamo detto che un dato è aperto se chi me lo dà dice lo riutilizzi, dopodiché fanne l'uso che credi.
chiunque tu sia e per qualsiasi uso tu lo voglia. Allora, in quel caso, se una licenza è non commerciale, già mi limita, quindi non posso considerarla una licenza aperta come applicata ai dati aperti. Quella del non opere derivate è bella e importante per quanto riguarda le opere protette dal diritto d'autore, ma qui stiamo parlando di dati aperti e quindi è una licenza anche in questo caso che non può trovare applicazione, chiaramente. Vado avanti un attimo. Ok, perfetto. Allora, perché vi ho evidenziato queste tre? Allora, la prima, CC BY, è la licenza, come abbiamo detto, Creative Commons attribuzione, la più diffusa. È la più diffusa e probabilmente una di quelle più importanti applicate ai dati, perché a livello di definizione generale, anche per quanto riguarda la Open Definition, che in sostanza prevede che il dato possa essere aperto, possa essere considerato un dato aperto nel momento in cui tu non hai altro obbligo che la citazione della fonte, in sostanza, perché è quello che la licenza Creative Commons attribuzione ti dice. Ho evidenziato la condividi allo stesso modo, anche in questo caso, perché? Perché in Italia abbiamo un caso, che Chiara dovrebbe conoscere benissimo, diciamo clamoroso, di utilizzo di questa licenza, la CC BY SA, Share Alike. Open Coesione, e anche a livello diciamo internazionale abbiamo Wikipedia che utilizza questa licenza, quindi abbiamo due soggetti importanti che utilizzano in maniera molto massiccia questa licenza, e anche questa può creare dei conflitti e lo vedremo. E poi abbiamo la CC0, quindi queste sono per importanza di applicazione nell'ambito delle Creative Commons, che in realtà non è una vera e propria licenza, perché l'attribuzione è un'attribuzione in pubblico dominio, e come sapete nei paesi dove c'è la tutela del diritto morale, quindi del riconoscimento della paternità, questo tipo di licenza o di finta licenza può trovare applicazione sempre nei limiti del riconoscimento del diritto di paternità sull'opera, cioè sempre nell'ambito di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Perfetto. Allora, queste sono tre regole base che io evidenzio per quanto riguarda l'applicazione delle licenze Creative Commons. Allora, il primo è che la CC0, a me personalmente, mi sbilancio su opinioni assolutamente personali, lascia molti dubbi per quanto riguarda la possibilità di circolazione di un dataset o di alterazione di un dataset, quindi entriamo già in un ambito più prettamente giuridico, senza possibilità di risalire alla paternità di questo dataset, quindi un dato che circola in maniera alterata e che non si riesce più ad attribuire al soggetto che lo ha prodotto. Questo è il mio personalissimo dubbio sulla licenza CC0. Da chiaramente anche evidenziare come in alcuni contesti va precisato che esiste quello che normativamente parlando viene definito il diritto sui generis. Qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare? Sapete di che cosa parliamo? Allora, l'articolo 102 bis, questa è la legge sul diritto d'autore, la 633 del 1941, prevede nella diritto sui generis praticamente il diritto che viene riconosciuto dal cosiddetto creatore di un database. E il diritto sui generis è un diritto che sottoposto ad espressa rinuncia per quanto riguarda le Creative Commons a partire, se non ricordo male, dalla 3.0 sicuramente, non ricordo se c'era anche nella 2.5, nella versione precedente delle licenze. E in questo caso è anche importante perché stiamo parlando di dati, quindi è un altro elemento da prendere in considerazione, perché come vedremo alcune licenze internazionali prevedono due forme di licenze alternative a seconda che parliamo di database o che parliamo di contenuto del database, quindi sono due licenze che vanno praticamente a sovrapporsi e che dialogano tra di loro, perché appunto c'è questa questione da tenere presente del diritto sui generis. E prego, ci mancherebbe. Sì, certo. Quindi per esempio potrei, se ho soltanto la licenza sulla struttura, potrei usarla e cambiare il contenuto, usare la struttura logica, informatica, eccetera, cambiare il contenuto e lo potrei utilizzare. Se hai il contenuto licenziato, sì. Cioè, diciamo, con il mio contenuto.
Sì. Stai parlando della banca dati come, diciamo, opera dell'ingegno? Sì. Sì, certo. Sono, diciamo, due cose da tenere presenti in maniera anche separata o congiunta, a seconda dell'utilizzo che la devi fare, cioè, certo. Mm-hmm. Cioè, se io ho un'applicazione basata su un database e voglio clonarla, però cambiandoci i contenuti, mm-hmm. posso, cioè, con questa licenza, diciamo, separata tra i contenuti e la struttura, posso utilizzare la struttura e mettere i miei contenuti. Ok, grazie. Figurati. Allora, ho evidenziato anche che ad agosto 2013 è uscito il quarto draft sulle, quindi la versione, perdonatemi, la versione 4.0 è al terzo draft per quanto riguarda le licenze Creative Commons. Perché lo evidenzio? Perché è la prima versione che rinuncia alle varie declinazioni nelle lingue dei vari paesi del mondo. Cioè, fino alla versione 3.0 le Creative Commons sono state declinate non soltanto nelle lingue, ma sono state declinate nella normativa dei vari paesi, diciamo, dei vari paesi nei quali venivano applicate. E dalla versione 4.0 resta la licenza internazionale. Prego. Fatto che, per esempio, quando parlavi del diritto del diritto d'autore, no, del pubblico dominio, sì, dicevi tranne quei paesi in cui c'è il diritto di paternità comunque, certo. E questo, vabbè, in realtà non c'entra niente, questa unica lingua, cioè il fatto che ora siano pubblicate le Creative Commons in un'unica lingua, mm-hmm. però non c'entra, perché in realtà comunque sottostà la legislazione di ogni paese. Certo. Sì, no, scusa. No, ma ci mancherebbe, no, è chiaro, voglio dire, l'applicazione di quella che è la normativa base del paese di origine non può essere modificata all'applicazione di una licenza, perché in quel caso sarà la licenza a essere illegittima, ma no, detto in maniera proprio molto, molto, molto generica. Però è chiaro che sono questioni che vanno viste, vanno assolutamente evidenziate. Allora, queste due slide invece che vi faccio vedere un attimo in sequenza, però tanto ci ritorniamo, sono quelle fondamentali nel momento in cui parliamo di applicazione dei dati, perché di utilizzo dei dati, perdonatemi, perché il punto di riferimento e la domanda che spesso ci facciamo è: ma nel momento in cui noi abbiamo i dati licenziati in un determinato modo, un dataset, e poi abbiamo un altro dataset che ha un'altra licenza, come dialogano tra loro queste licenze? Sono compatibili? Possono interagire tra di loro? Abbiamo parlato prima di interoperabilità. L'interoperabilità riguarda fondamentalmente anche le licenze, cioè quello che una licenza dice può confliggere con quello che dice un'altra licenza. Allora, guardate le sezioni, perché poi il bello, questa è una slide, io l'ho presa da un lavoro di Federico Morando di Nexa. Nelle slide ci sono sempre citate le fonti, chiaramente, perché è una cosa a cui tengo in particolare. E, come vedete, la parte verde indica la totale interoperabilità tra le licenze, la parte gialla qualche attrito che si può verificare, la parte rossa assolutamente la non interoperabilità delle licenze. Allora, anche a colpo d'occhio, come vedete, la CC0 o anche la Creative Commons attribuzione hanno un maggior campo applicativo, perché hanno più facilità di dialogo le une con le altre. CC0 è attribuzione in pubblico dominio, quindi è interoperabile con tutto, cioè io prendo CC0 e posso usarla con un qualsiasi altro dataset, con una qualsiasi altra licenza applicata. Ci sono poi, sto vedendo se c'è qualcuna completamente rossa, e mi pare proprio di sì, perché abbiamo, allora, la CC BY non commerciale, non opere derivate. E poi abbiamo la CC BY, sempre non opere derivate, ma è ovvio, anche perché se non si possono fare realizzare opere derivate, è chiaro che non posso prendere questo dataset e farci mashup con un altro dataset, perché non è proprio previsto dalla licenza. Però anche licenze aperte possono creare qualche problema. Per esempio, qui abbiamo, vediamo un po', allora abbiamo per esempio anche la stessa Open Data Commons attribuzione, che è la terzultima a partire dal basso, la terza a partire dal basso, quindi la terzultima, in realtà è verde soltanto con se stessa e con la Open Data Commons e la Open Database License, e con gli altri addirittura c'è
con alcune non dialoga affatto e con altre invece ci sono dei seri dubbi o comunque dei conflitti per quanto riguarda il database. Allora, vi voglio far vedere invece, perdonatemi, questa era la slide, ce l'avete quindi anche all'interno delle slide quando ve le distribuisco. La definizione precisa era il costitutore di una banca dati, perché la tutela che alla base era l'investimento che è stato fatto per la realizzazione. Quindi è come dire al costitutore della banca dati: hai speso, hai investito dei soldi, io da un certo punto di vista ti tutelo per un tot di anni perché tu possa ricavare un utile dall'aver fatto questo investimento, cioè tuteliamo l'investimento. Vi voglio invece far vedere più che le singole, allora, questa cosa qui. Allora, in previsione di questa lezione ho voluto fare un piccolissimo controllo, chiamiamolo così, su tre portali. I tre portali principali, quello italiano e due stranieri, DataGov americano, DataGov UK inglese e il nostro dati.gov.it. Perché l'ho fatto? Perché volevo capire come negli ultimi tempi avessero strutturato la visibilità delle licenze, perché poi quello che mi interessa, perché mi sono posta chiaramente dal lato utente, è capire nel momento in cui io recupero un dataset, vado su un portale, come faccio a capire quali sono i diritti che sono collegati a quella licenza? Trovo la licenza, la prima domanda, cioè riesco a recuperarla e leggendola a capire che cosa ci posso fare? Allora vi faccio vedere che cosa è successo. Questo, allora, perdonatemi che recupero un attimo. Allora, questa è la licenza, la OGL, la Open Government License, che viene utilizzata sul portale DataGov UK, quindi sul portale inglese. Allora, vi faccio vedere quella che è la licenza di default, cioè loro hanno deciso che ogni dataset non dovesse riportare una licenza specifica, ma che la licenza di default, laddove non diversamente indicato, fosse questa OGL, Open Government License. L'Open Government License, lo vedete qui, io non so se avete bisogno di un ingrandimento, eventualmente ci provo. Non si legge benissimo, okay. Meglio così? Allora, tu sei libero di copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni, modificare le informazioni e utilizzare le informazioni per uso commerciale, non commerciale, eccetera. Quindi in realtà, se non ricordo male, la licenza è equiparabile a una CC BY. Quindi praticamente riconosce soltanto l'attribuzione della paternità del dataset. E come vi dicevo prima, quello che è importante è questo, il fatto che come condizione di default, anche qui lo devo ingrandire,